La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Ben ritrovati amici, si gioca di venerdì allo stadio Meazza di San Siro. Pregi o difetti? Secondo me più difetti di questo stranissimo e abbastanza inconcepibile calendario. Tant'è, venerdì, ore 18.45 alla Scala del Calcio, Milan-Udinese, tappa importantissima per la squadra di Stefano Pioli in questa corsa a Ciapanò per lo scudetto. Ovviamente molto importante anche per l'Udinese perché la zona calda della classifica si è fatta caldissima. Di questo andremo a parlare, come sempre, insieme al nostro Guido Comirato. Ciao Guido. Ciao Massimo, ciao ai nostri telespettatori. Sì, parliamo di una sfida particolare, contro il Milan è sempre una classica. Eh certo. Una gara che riserva emozioni come nella sfida di andata, emozioni fino all'ultimo secondo, con quel gol di Ibrahimovic, una magia, però l'Udinese ha regalato il gol e comunque l'Udinese all'andata, prima volta di Cioffi in questa stagione, dicevo che l'Udinese all'andata è stata sfortunata perché ha giocato meglio del Milan, avrebbe meritato il raddoppio, poi sai, ti può anche capitare l'errore, è capitato e questo ha impedito all'Udinese di portare a casa 3 punti che sarebbero stati legittimi. Sì, vero, vero, assolutamente vero. Se andiamo a riannodare i fili della storia, ci rendiamo conto che spesso e volentieri l'Udinese ha fatto punti, e in certi casi anche 3, a casa del Milan. Noi partiamo però dall'Udinese di Zaccheroni, annata 95. Dei 3 filmati, la cosa paradossale è che adesso parliamo dell'Udinese di Zaccheroni sconfitta 2-1, ma quella che ha giocato meglio delle 3 partite è quella che ha portato a casa 0 punti. Si parte con l'autogol goffo da parte di Raffaele Sergio, poi c'è il palo di Paolo Poggi, il gol di Poggi, un rigore netto a favore dell'Udinese su Birof non assegnato e alla fine di testa, udite bene, la decide l'immenso Roberto Baggio. Ma alle 16 in punto, per fortuna, i giocatori sono scesi in campo. E le parole sono diventate echi o slogan. Coccolate e Baggio dicevano e qualcosa di buono ne uscirà. Ma intanto in Milan Udinese è Giorgio Weah a fare la parte del leone. Il Milan visto oggi non nasconde qualche problema di coesistenza e grandi individualità. Capello vara il tridente e in campo il trio suona acuti bellissimi, soprattutto del liberiano, ma ognuno ha la sua musica. Per arrivare al gol infatti serve la quarta punta. Ed ecco al decimo Sergio, peccato sia dell'Udinese, un autogol che lascia tutti stupiti. Il Milan ringrazia e riparte sull'1-0. Ma dove vai? Sembra dire Savicevic a Baggio. E il codino infatti per il momento non lo sa. Per fortuna c'è Giorgio che regala l'illusione della rete ai tifosi. L'Udinese è un avversario che ci mette un po' a prendere le misure al Milan, ma Zaccheroni ripone tutte le sue speranze in Biro, che oggi non sembra quello di 2 settimane fa. Si chiude così il primo tempo, che vede anche l'uscita per infortunio di Costa Curta. Nella ripresa riparte il Milan con il solito Weah a cercare di mandare in gol Lentini, impresa che sfuma. Intanto cresce l'Udinese e al sesto Poggi vede il pallone toccare con grazia il palo. Sembra quasi una beffa, ma l'attaccante non demorde e al 15esimo, tallonato da Galli, centra la rete del pareggio. Sull'1-1 il Milan si perde un po' anche a centrocampo e ne fa le spese la difesa, mentre l'Udinese avanza a gonfie vele. Reclama anche al 31esimo, quando Birof viene atterrato in area. Ma poi Zaccheroni decide che il pareggio può andare bene e toglie Poggi per inserire il difensore Ripa, scelta che comunque non rinnega. Il Milan infatti non molla fino alla fine, ma c'è il tridente in azione, allora salta Weah, salta Baggio. Ma dicevamo coccolate Baggio e qualcosa ne uscirà. E infatti esce al 39esimo su assist di Weah il colpo di testa vincente per il Milan e per Baggio. Una risposta alla nazionale, a quanto... Io ho sempre parlato attraverso il campo e continuo a farlo. Evidentemente i 200 gol che ho fatto fino ad oggi non servono. Tu credi che comunque insomma ci sarà ancora posto per te in nazionale? Questo, dando quello che posso dare da sempre. Ho sempre avuto... ovviamente difficoltà, ma le hanno avute anche gli altri. Qui purtroppo è quello che ti ho detto prima, si passa da un estremo all'altro. Primo gol di Baggio,
È stata una partita strana, lì l'Udinese aveva recitato nel dopogara il mea culpa perché era stata più squadra del Milan, giocato meglio, però sì. Gli errori e talune sviste, chiamiamole così, sviste arbitrali hanno determinato quell'insuccesso che è stato doloroso, sì, perché sì. Anche Zaccheroni non si dava pace di questa sconfitta, però è una sconfitta che almeno è servita a diventare più scaltri. Percorso di crescita poi, migliorativo. Poi dopo certo. È cresciuta, certo. È migliorata, però rimane quell'1-2 che ha dell'incredibile. Vero, 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 molto vero Guido. Andiamo oltre, questa è una partita chiave in quella stagione perché arrivano 3 punti dal cielo. È l'Udinese di Ventura che perde 2-0, va sotto 2-0 a San Siro e vince 3-2. Oibò, sì, sì. Con un rigore parato da parte di Gigi Turci a Shevchenko, lì la partita gira e poi l'Udinese riesce a portarla a casa perché sul 2-1 aveva segnato Roberto Muzzi, c'è questo rigore parato in chiusura di primo tempo da Gigi Turci a Shevchenko che aveva segnato il primo gol, sempre sul rigore. Poi arrivano il gol di Scarlato. Anche in questo caso abbastanza singolare, è Martin Jorgens. Sono 3 punti che per la squadra di Giampiero Ventura saranno decisivi. Il Milan si alza dai blocchi con la reattività del miglior centometrista. Shevchenko per Albertini, destro da 25 metri, palla fuori di pochissimo. Tutto questo quando la partita è cominciata da 15 secondi. Nel Milan al fianco di Shevchenko c'è José Mari, preferito a Javi Moreno, che è in panchina al pari di Pirlo. 5° minuto, Shevchenko a terra in piena area di rigore dopo il contatto con Manfredini per l'arbitro Trentalange. È calcio di rigore. Shevchenko, sempre a segno contro l'Udinese, ha fretta di dimenticare l'errore di Firenze. Turci indovina l'angolo ma non arriva sul pallone. 1-0 per Shevchenko che non segnava dal 19 dicembre. 12° gol. 14° José Mari per Serginho che mette giù il pallone. Il suo sinistro è da standing ovation. Agli applausi del pubblico si aggiungono quelli di Carlo Ancelotti. E il Milan, dopo meno di un quarto d'ora, è sul 2-0. Giampiero Ventura non fa nulla per nascondere il proprio disappunto. Il 24° è un minuto da dimenticare per l'Udinese. Sottil, diffidato, viene ammonito per questo fallo su Shevchenko. Salterà la prossima partita contro il Perugia. Nella stessa azione si fa male Manfredini e al suo posto Ventura manda in campo Scarlato. 34° Muzzi chiede triangolo a Di Michele. Nessuno del Milan va a chiudere. L'attaccante conclude dai 18 metri e l'Udinese accorcia le distanze con il primo tiro in porta per Muzzi, gol numero 11. E siamo al 1° minuto di recupero. Accademia Shevchenko. L'ucraino si libera in velocità di Pinzi e Gargo. La porta dell'Udinese è sempre più vicina. Su Shevchenko va Scarlato che lo stende. Calcio di rigore ineccepibile. E per il difensore c'è anche il cartellino giallo di Trentalange. Shevchenko a questo punto decide di cambiare angolo e non è una buona idea. Turci indovina, intuisce e blocca. Si va al riposo sul 2-1 con il montaggio di Franco Marzella, andiamo alla ripresa. Javi Moreno per José Mari nel Milan, a segnare però è un altro giocatore proveniente dalla panchina. Cross di Pinzi, colpo di testa di Scarlato e l'Udinese al 7° va sul 2-2. Si agita la panchina ospite malgrado il pareggio e Trentalange mostra il cartellino rosso ad una riserva, Marcos Paolo. Altre sostituzioni, Pirlo e Laursen per Contra e Costa Curta nel Milan, Jorgensen e Iaquinta per Pinzi e Di Michele nell'Udinese, la punizione di Pirlo, 30°, maschera il momento difficile del Milan. 33° altro calcio di punizione, stavolta per l'Udinese, Muzzi manda la palla sulla traversa, il tapina di Jorgensen, c'è anche una deviazione di Helweg e l'Udinese torna a vincere sul campo del Milan dopo 20 anni. A fine partita Gagliani ha tenuto a rapporto squadre e allenatore per mezz'ora. Hai detto bene, saranno decisivi, sappiamo tutti o ricordiamo tutti che l'Udinese alla fine si salverà nel penultimo atto del torneo, a Lecce. Torneo sconcertante, 2-1 Lecce, vero, doppietta vero. Di Michele, che anche in quella gara ha fatto la sua parte. Però è incredibile come l'Udinese va benissimo, ma è incredibile come il Milan abbia sciupato un doppio vantaggio, ha avuto anche un rigore. Ma nel calcio succede, quando abbassi la guardia inevitabilmente ti esponi ai pericoli, ti esponi anche al gioco dell'avversario. L'Udinese è stata brava comunque a prendere in mano le redini dell'incontro e alla fine c'è stato quel gol gioiello di Jorgensen. Jorgensen non è la prima volta che ha segnato al Meazza. Io mi ricordo un gol fantastico contro l'Inter, all'incrocio dei pali. Anch'io lo ricordo, sì, stiamo parlando della stessa realizzazione. Comunque 3 reti importantissime per un successo ancora più importante. Chiudiamo con quasi cronaca. Il 2016 c'è Iachini, Beppe Iachini sulla panchina bianconera, l'Udinese vince 1-0 e in questo caso obiettivamente
alla Dea Bendata va mandato un ringraziamento, perché è una partita da pareggio. Il Milan è crepuscolare, non fa grandi cose, ma non le fa neanche l'Udinese, che trova un gollonzo con Stipe Perizza in chiusura di incontro. Arrivano a 3 punti e appunto, bene così, però puntini puntini. Paletto da lontano! Palla alta! All'improvviso ha provato Paletto a sorprendere Karnezis. Intervento di Sosa, Zapata, arriva De Paul, va dentro Badu, nessuno prende De Paul, il cross è proprio per De Paul, palla che passa, tiro, Donnarumma. Cambio lato per Abate, palla che arriva a destinazione, cross per Bacca, poi Bonaventura, buono il controllo, Bacca prova a passare, rimpallo non favorisce il Milan, Montolivo, la conclusione, la parte di Sosa, la traversa. Il colpo di testa di Widmer e poi Romagnoli a spostare Felipe. Badu, cross che arriva, Zapata, poi Alfredson la mette fuori. Udinese vicinissima, gode l'1-0. Suso, palla di ritorno per Bacca, calcio a Bacca sull'esterno della rete, c'era Bonaventura tutto solo in mezzo. La girata di Perizza che porta avanti l'Udinese al minuto 88. Alfredson va giù, non c'è fallo, onda il cross per la Padula, poi Bacca con la parola fine, vince l'Udinese 1-0, decide il gol di Perizza a 2 dal 90esimo. Perizza era diventato l'eroe, no? Gli aveva anche preso male. Ha colpito l'avversario. Appunto, dai. Ha colpito l'avversario, tanto gol, nuovo eroe. Mi è un gollonzo, dai. Che poi i tifosi lo hanno eletto miglior giocatore dell'Udinese, il Zebretta d'Oro, eccetera, eccetera. Vabbè, questo fa parte del recente passato. E di Stipe Perizza non si sente più parlare, obiettivamente. No. Non è stata una vittoria meritata, era giusto il pareggio, perché anche pareggio. Il Milan ha fatto poco. Poco tutti e due. Comunque quella è stata una delle pochissime soddisfazioni dell'Udinese, targata Beppe Iachini. Vero. Ma io ho sempre un dubbio su questo allenatore. Siamo sicuri che sia così male come viene descritto? A me non dispiace, ti neanche dico la verità. Neanche a me. Non l'ho mai considerato un allenatore scarso. Innanzitutto è un allenatore che è credibile nello spogliatoio. Molto vero, molto vero. Molto vero. È una valida persona. È una valida persona, sì. Poi sì, è un allenatore esperto, poi dopo avrà anche lui i suoi difetti. Ognuno ha i suoi limiti, però secondo me gode di troppa cattiva però stampa. Però non è che abbia un percorso decisamente negativo o soprattutto negativo, c'era positivo anche. Ma per Bacco ci sono degli allenatori che veramente e hanno... E tutti lo richiedono ancora, e ma quindi certo, questo sta a trova sempre panchina, ma perché secondo me... Che c'è fiducia intorno a Beppe Iachini, però qui a Udine forse non c'è stata pazienza, forse lui aveva esagerato, aveva sbagliato anche nel modulo, c'è qualcosa che non andava. Certo. E il Pozzo avevano deciso di esonerarlo e affidare la squadra del Neri. Guido, cosa dicono i precedenti intanto? Innanzitutto che la partita finora sono state disputate in campionato, tutte in Serie A, 93 incontri, con il Milan che ha vinto 41 incontri contro 17 dell'Udinese. I pareggi sono 35, sono numerosi. E diciamo anche che la prima volta dell'Udinese vincente sul campo del Milan risale al 1982, decisa causa, un grandissimo gol di controbalzo, azione sulla destra di Muraro, respinge Piotti, smanaccia fuori, entra lui, anticipa tutta la difesa di controbalzo. Ecco, quella è stata la prima vittoria, mentre in precedenza dal 50-51 le sconfitte erano state 7, tra cui un clamoroso 7-0 2 giugno 1959, un 6-2 nel debutto dell'Udinese in campionato, e 5 pareggi. Poi dopo quel successo l'Udinese è stata più baldanzosa sul campo del Milan, ha vinto 5 volte,
ha ottenuto 11 pareggi, complessivamente sono 16 sul campo del Milan, ma io vorrei sottolineare, in questo caso non ne parliamo perché teniamo conto solo delle sfide del campionato, sono state due importanti, clamorose, nette affermazioni dell'Udinese in Coppa Italia. Vero, vero, assolutamente pesanti. E nel 2010, gran gol di Ingler, e poi nel 2014, 2-1, con Maxi, con Nico Lopez, grande protagonista, e l'Udinese grandissima protagonista, che si sbarazzò del Milan e si qualificò per la semifinale con la Fiorentina, dove fu immeritatamente sconfitta. Molto immeritatamente. In panchina, Francesco Guidolin. Il goleador principe, come sovente succede, è Totò Di Natale. Dall'altra parte Sceva. 11 gol. Ne ha fatti 8 Lorenzo Bettini, che è stato un grande giocatore dell'Udinese negli anni 50. E nel 8 reti, e nel Milan Shevchenko con 9 centri. 9 centri, il rigore è sbagliato, anzi imparato da Gigi Turicciano, sarebbero stati 10. Per essere una sfida storica, non è che abbiamo i doppi ex così numerosi come in altre, per esempio con l'Inter sono molto più numerosi. Sì, sì, poi non parliamo col Verona. Esatto, esatto, esatto. Io vorrei ricordare Cossio, che era un giocatore qui di una mezzala avanzata, di Sant'Osvaldo, che ha giocato nell'Udinese, è andato nel Milan, ma soprattutto Chizzo, che era un attaccante che nel 38 non era più nell'Udinese, fece parte della nazionale che vinse il campionato del mondo in Francia. Non giocò mai, però faceva parte della rosa dei 23. E poi Degano che lo ricorderò sempre, Degano di Pasian di Prato, che fu una funambolica alla destra, che piaceva a Berlusconi, al Berlusconi tifoso, al Berlusconi ragazzo, che con il padre andava a San Siro a vedersi la partita, o all'Arena, perché sovente il Milan giocava anche all'Arena, e rimase impressionato da questo Degano, che giocò prima nell'Udinese, nel Livorno e nella Fiorentina anche. L'allenatore Bigogno ha allenato il Milano, così si chiamava la formazione rossonera nell'immediato dopoguerra, poi allenerà anche il Torino, la Lazio, e venne a Udine e con l'Udinese conquistò il secondo posto, 54-55, dietro proprio al Milan. Menegotti, uno dei più grandi doppi ex, che il Milan sbolognò nel 52, quasi fosse un ferro vecchio, per avere Travasini, era un centro sostegno giovane dell'Udinese, diede anche tanti soldini all'Udinese per portare a compimento questa operazione. Travasini fallì, Menegotti divenne uno dei più grandi centrocampisti degli anni 50 del calcio italiano, tant'è che giocò anche in nazionale. Famosissima la sua esibizione nel 55 a Stoccarda davanti a 100.000 persone, è uno stadio strapieno, con i campioni in carica, campioni del mondo in carica dei tedeschi, battuti per 2-1 con Menegotti, grande protagonista. Però, poi che, Menegotti, ricordi. Guido, venendo Menegotti un pochettino più... Poi ha giocato anche nella Roma per tornare a Udine e chiudere la sua carriera, e provò anche a allenare i bianconeri. Poi in tempi più recenti vorrei ricordare Virdis. A me Virdis è sempre piaciuto, ai tifosi no. Lo fischiavano perché lo vedevano fermo, perché vedevano che aveva sempre le mani ai fianchi. Ma era il suo modo, il suo modo di stare in campo. Era un modo di rimanere sempre lucido. E infatti quando gli arrivava la palla buona segnava, non sbagliava mai. Campione dei campioni d'Italia con Milan era poi. Assai concreto, di testa era implacabile. Tant'è che il Milan l'ha voluto subito. Qua a Udine dicono i friulani capiscono poco, aspetta che lo prendiamo noi. Capocannoniere nel Milan, certo. È stato determinante. Decisivo per lo scudetto. Per lo scudetto del Milan, sì. Di Sacchi, assolutamente decisivo. Jankulowski giocatore, che al termine del 2004-2005 andò al Milan. Fatto bene qua e là. Sì. Elvek, Birov. Birov, Zaccheroni, certo. Zaccheroni. Tutti insieme. Poi tutti Amoroso. Insieme. Amoroso ha giocato pochissimo nel Milan, mi sembra una presenza, perché era ormai avviato a Viale del Tramonto, praticamente chiuso subito dopo la carriera. Vero. Armero nel Milan ha fatto niente, anche in questo Maxi caso Lopez non è che nel Milan e nell'Udinese abbia fatto grandi cose, però nel Milan ha segnato un gol all'Udinese. È vero,
qua, ecco. Qua Udine. A proposito di gol dell'Udinese, nei doppi ex hanno segnato Birov, Cristian Zapata, Virdis, e ce n'è ancora uno che mi sfugge, sono quattro, è da tanto che quattro doppi ex abbiano fatto un gol a entrambe le squadre. Di sicuro non è Turci, voglio dire, no. Non ha fatto gol, che adesso è il nostro apprezzatissimo opinionista. Guido, ti lascio con un pronostico, per me è complicata, per te? Ma l'Udinese è una squadra di, tra difficile, di matti. Esatto, difficile, questo è vero, difficile riuscire a dare una quadra a questa squadra. E quindi? A proposito, il quarto doppio ex che ha segnato, dopo il pronostico, è stato il primo di tutti, Giancarlo Bacci. Ah, ok. Che piaceva tanto a Viani. Pronostico, io non do per soccombente la formazione di Cioffi, perché no, ho detto che è complicata, perché ha delle qualità per mettere in difficoltà chiunque. Il Milan ne sa qualcosa, proprio il Milan l'andata meritava di perdere, certo. L'Atalanta a Bergamo è stata imbrigliata, l'Atalanta fece ben poco di fronte alla squadra bianconera, pareggio giusto anche se arrivò al 90esimo, sì, certo, diciamo, certo, che certo. Tra ha pareggiato anche con la Juventus, tutti diranno sì, ma la Juventus pareggio meritato, non hai rubato nulla. A Roma con la Lazio mi sembra che sia uscito un 4-4, anzi, sì. A Roma con la Roma c'è stato un 1-0 un po' balordo, poteva essere anche 0-0, è stato uno squisito regalo in fase difensiva. No, in trasferta hai bucato poche partite. Sì, e quindi l'Udinese è una squadra adatta in trasferta, perché sa chiudersi, perché concede pochi spazi, perché è micidiale nelle ripartenze. De Lofeo e Beto formano una coppia coi fiocchi. Adesso qualcuno dirà, ma Beto è da due mesi che si vede poco. Sì, anche Lautaro nell'Inter sono da due mesi che si vede poco. E allora? Sono giocatoroni, dai. E allora sì, cosa sono significa? Giocatoroni, dai. Succede, gli attaccanti sono soggetti a questi blackout. Non so se sono di origine mentale, fisico, non so, succede, perché a volte, io dico che è sfortuna a volte, tiri in porta o cogli la traversa o c'è il portiere, a volte prendi di stinco, di ginocchio, tiri in porta, ricordo Sosa con l'Inter, e il pallone finisce all'incrocio. Questo è il calcio. Questo è il calcio, è vero. Vediamo come va a finire, anche perché poi all'orizzonte sabato c'è la Sampdoria qui alla Dacia Arena, un'altra partita dal significato particolare, è uno scontro diretto dove i punti diventeranno, a maggior ragione, assolutamente pesanti. Guido, grazie intanto. Grazie a te e grazie ai nostri telespettatori. Grazie a voi, l'appuntamento lo sapete, stessa ora, stessa rete. Ciao. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.